Nel video di oggi vi racconto come definiamo e pianifichiamo gli obiettivi per la nostra attività come fotografi in modo tale da riuscire a raggiungerli senza sentirci sovraccaricati. Gli step che vi elencherò tra poco sono step ugualmente importanti e strettamente legati tra loro. Per questo motivo vi consiglio di guardare il video fino alla fine per non perdervi dei punti importanti. Se vi può essere d'aiuto, abbiamo creato una guida che potete scaricare attraverso il link che trovate qui sotto in descrizione e che vi dà delle linee guida per seguire quello di cui vi parlerò tra poco. All'interno della guida troverete lo stesso procedimento che utilizziamo noi da anni e che ci ha permesso non solo di raggiungere gli obiettivi, ma anche di superarli. Partiamo dal primo punto. Fare una valutazione dell'anno appena trascorso, oppure dell'anno in corso, dipende da quando state facendo questa valutazione, questa analisi. Alla fine di dicembre facciamo un riepilogo dell'anno, considerando come l'abbiamo vissuto emotivamente, cosa ci ha soddisfatto di più, se siamo riusciti ad utilizzare al meglio il nostro tempo e soprattutto cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato per niente. Se per le prime considerazioni ci poniamo proprio delle domande, come potete vedere nella guida qui accanto, per le ultime due ci facciamo una bellissima lista, una di quelle liste che piacciono a me. È importante scrivere tutte le cose che ci vengono in mente, anche quelle che a nostro avviso possono sembrare le più stupide. Non spaventatevi se all'inizio la lista delle cose che non hanno funzionato è più lunga di quelle che hanno funzionato, perché è del tutto normale. Quando si inizia a fare questo tipo di analisi, vi assicuro che è la normalità. Ma dopo, quando inizierete a tenere traccia di tutto, la lunghezza delle liste si invertirà. Ve lo dico perché a noi è successo proprio così. E se inizialmente può sembrare demoralizzante vedere tutte quelle cose da aggiustare, dall'altra parte si ha una guida che ci indica nello specifico su cosa dobbiamo andare ad agire per raggiungere i nostri obiettivi. Mettiamo questa parte all'inizio perché è importantissimo fermarsi un attimo per fare un'analisi di ciò che è successo nel corso dell'anno. Il motivo è molto semplice e ve lo dico subito. Se non poniamo l'attenzione sulle cose che non hanno funzionato nel corso dell'anno, non ci rendiamo pienamente conto che sono successe. E se non sappiamo neanche che sono successe, come facciamo a risolverle? E quindi in automatico verranno trasportate all'anno successivo. Quando invece ci rendiamo conto che esistono, allora ci muoviamo anche per trovare una soluzione. È proprio un atteggiamento psicologico, non possiamo risolvere un problema che non sappiamo che esiste. Ed è importante anche riconoscere cosa ha funzionato, così da poterci premiare. Siamo sempre portati a vedere il lato negativo delle cose, quello che non ha funzionato, quello che non è andato bene, che ci dimentichiamo degli obiettivi che invece abbiamo raggiunto. Sapere cosa si è raggiunto ci motiva e ci dà quella carica necessaria per depennare altri punti della lista delle cose che non hanno funzionato. Quindi mi raccomando, è importantissimo. Il secondo punto riguarda l'aspetto economico. In questo caso valutiamo quanto abbiamo incassato nell'anno, e mi riferisco a entrate lorde, quanto abbiamo speso per mandare avanti l'attività e qual è stato il profitto finale. Anche queste domande le trovate sempre tutte nella guida. Una volta fatti questi calcoli, andiamo a fare un check alla lista delle spese in maniera tale da vedere se ci sono delle spese che possiamo ottimizzare o addirittura che possiamo proprio eliminare del tutto. Ovviamente per fare un'analisi di questo tipo bisogna tenere traccia di ogni spesa e ogni entrata. Io utilizzo un foglio di calcolo semplicissimo al cui interno mi trascrivo letteralmente ogni spesa, sia privata che dell'attività. In questo modo possiamo fare proprio un'analisi dell'aspetto economico sia dalla parte personale che dalla parte professionale. Ve lo consiglio perché solo vedendo i numeri scritti nero su bianco ci si rende veramente conto di ciò che è entrato e di ciò che è uscito, quindi di quello che si è speso, delle uscite a cena, i pranzi, le vacanze o lo shopping. Lasciare questi dati alla percezione è solo controproducente e ve lo dico per esperienza. Un punto importante all'interno dell'analisi dell'aspetto economico riguarda la fonte che ci ha prodotto più entrate. Sono stati i matrimoni, i servizi famiglia, maternità, newborn. Anche conoscere questi aspetti è importante per capire se quello in cui stiamo investendo tempo ci porta un guadagno oppure è solamente una perdita di tempo. In questo modo si può scegliere o di eliminare quel servizio oppure cercare di ottimizzarne il tempo che ci richiede. Come pianifichiamo gli obiettivi per il nuovo anno? La cosa più semplice da pensare sarebbe porsi un obiettivo numerico, ad esempio 50.000 euro. Porsi obiettivi che siano precisi e misurabili va benissimo,
Ma per evitare di sentirsi frustrati e sovraccaricati serve una cosa in più, ossia suddividere il mega obiettivo in obiettivi più piccoli. Quindi al posto di dire voglio incassare 50.000 euro, è molto più utile chiedersi quanti servizi fotografici devo fare per incassare 50.000 euro? Facciamo l'esempio di un fotografo che svolga solamente servizi fotografici matrimoniali. La media dei servizi che riesce a vendere è di 1.500 euro. Quanti servizi dovrà fare? Circa 33. Psicologicamente l'obiettivo diventa più realizzabile perché non si penserà più al numerone 50.000, ma ci si visualizzerà proprio 33 coppie di sposi. Oppure supponiamo che un fotografo voglia fare al massimo 25 matrimoni, ma avere sempre 50.000 euro di entrate. Allora può scegliere o alzare i prezzi, e quindi 50.000 diviso 25 matrimoni che vuole scattare sono circa 2.000 euro a matrimonio, oppure affiancare ai matrimoni altri servizi che gli portino appunto quelle entrate che restano. Quindi 25 matrimoni a 1.500 euro sono 37.500, restano fuori 12.500 da poter incassare attraverso altri tipi di servizi come servizi maternità, famiglia, newborn o qualunque altra cosa. Supponiamo in questo caso che il servizio venga venduto a una media di 250 euro. Allora in questo caso bisognerà scattare circa 50 servizi. Forse un po' impegnativo, cosa ne pensate? Per questo motivo è utile fare questo tipo di ragionamento, per vedere se l'obiettivo, strutturato in quel modo, è raggiungibile e soprattutto sostenibile, e anche per trovare il giusto equilibrio per noi stessi. Quindi magari in quell'ipotesi in cui il fotografo stava svolgendo dei servizi misti, un po' matrimonio e un po' servizi famiglia, e 50 servizi famiglia magari è un po' impegnativo, allora magari alzare un po' il prezzo dei servizi di matrimonio per abbassare il numero di servizi famiglia necessari. Ultimo punto, pianificare il nuovo anno. Dopo aver analizzato l'anno che è appena finito, si hanno tutti i dati a disposizione per strutturare la strategia e gli obiettivi per il nuovo anno. Come potete vedere a fianco, nella guida, troverete tutte le domande che ci facciamo proprio per pianificare il nuovo anno, basandoci sui ragionamenti che vi ho indicato prima. Anche qui, piuttosto che pensare a come raggiungere gli obiettivi che vi siete scritti in un anno, suddividete gli obiettivi per periodi che possono essere trimestrali, quadrimestrali, semestrali, non andrei oltre comunque. Questo vi permetterà di essere reattivi, perché se vedete che nel primo trimestre, ad esempio, non siete riusciti a raggiungere una parte del vostro obiettivo, avete tempo per migliorare. Oppure potete tranquillamente alzare l'asticella se vedete che state raggiungendo i vostri obiettivi più velocemente del previsto. Quindi, per fare un riepilogo di quello di cui abbiamo parlato in questo video, analizzate l'anno che è appena finito o l'anno in corso se state facendo l'analisi in questo momento. Ponetevi degli obiettivi economici utilizzando la tecnica della suddivisione per numero di servizi e pianificate il nuovo anno con strategia. Ragazzi, spero davvero che questo video vi sia stato utile per pianificare degli obiettivi raggiungibili e che vi permetteranno di far crescere la vostra attività. Noi ci vediamo la prossima settimana!